Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con The Surge 2, con il New Game Plus di The Surge 2. Riprendiamo da dove ci siamo interrotti l'ultima volta. Stavo ricontrollando di nuovo i trofei che rimangono da sbloccare. In questa fase vorrei occuparmi del trofeo Non ci si può fidare delle banche, che si sbloccherà trasportando 100.000 scarti, quindi comincerò ad accumulare un po' di scarti e poi vorrei sbloccare anche teleintervento, amputando gli arti dei nemici con il drone. Siccome in questa zona iniziale, diciamo, non sono fortissimi i nemici, vorrei sfruttare il drone sui nemici magari già indeboliti e sbloccare anche quel trofeo. Quindi adesso cominciamo a farci un giretto. Devo continuare comunque anche a farmare le componenti che ci servono. Proviamo con il drone a... Allora, il primo l'abbiamo smembrato. Corpo centrale smembrato. Adesso mancano la testa, due braccia e due gambe. Tanto mi incuriosisce anche il New Game Plus perché nel primo episodio abbiamo visto che hanno aggiunto dei nemici più tosti da buttare giù già nella prima zona della prigione. Quindi adesso vorrei vedere. Magari no, continuo ad attaccarlo su una parte corazzata, così non dovrebbe cadere giù subito. Vai drone. E una gamba è staccata. La gamba destra. Ok, poi continuiamo. Poi cosa possiamo fare? Questo è un po' deboluccio. Prova a dargli due colpi. Adesso provo a usare il drone. Allora, la testa gliel'abbiamo tolta, mi spiace. Essere così brutale, diciamo. Poi, gamba sinistra. Adesso proviamo la gamba sinistra. Via. Anche la gamba. Adesso mancano le due braccia da staccare ai nemici. Ho poche munizioni però, eh. Ci facciamo un giretto di qua. Vabbè. Devo ottenere altre munizioni. Magari sblocco lo shortcut per ora. Devo ricordarmi di non depositare gli scarti, però. Allora, abbiamo ricaricato le munizioni, quindi proviamo di nuovo ad affrontare questi. Ah, questo è troppo debole. Però è meglio levarlo di mezzo, eh. Forse proviamo adesso. Ah, non gliel'ha staccato il braccio. Devo provare con gli altri nemici dotati di armatura. Ah, ecco, questo ce l'ha. Ah, peccato. E mi sa che anche questo effetto bonus dell'armatura, infatti, crea tutto quel casino lì attorno a noi. Ah, qui c'è il bombarolo. Allora, cominciamo. Dovremmo averglielo staccato il braccio. Manca l'altro braccio, vediamo se riesco.
Piano piano. Vai. Non è bastato. Forse il nemico di prima non me l'ha contato. No, togliamo prima di mezzo questo qua, va. Hey, someone's sneaking up on you. Forse gli ho staccato il braccio, non so se è quello giusto però. Vabbè, io continuo a staccare i parti del corpo, prima o poi si sbloccherà. Eccolo qua, teleintervento. Questo è anche un nemico vendicativo, ma ci siamo vendicati prima noi. Se non ricordo male, qui dovrebbe esserci la tesserina con cui possiamo sbloccare lo shortcut e tornare in prigione, ma per il momento non mi interessa. Poi cos'altro? Ah, c'è questa parte che durante la prima run ho tralasciato. Possiamo affrontare subito i guardiani qui della tangenziale e poi andare sul lato di là per cominciare a occuparci dell'altra quest. Devo provare ad attirarlo, anche se il collega non è molto d'accordo. Devo cercare di ripararmi il più possibile e poi spaccargli la guardia. Ok, no, spacchiamogli. Dai. Perfetto. Adesso posso occuparmi delle parate. Wow. Vieni qua. Ah, anche lui ha la sua bella... il suo bello scudo. E cos'altro? Magari continua a recuperare parti per il braccio e materiale per l'arma. Adesso gli devo spaccare di nuovo lo scudo. Avanti. Ok. Allora, di qua si dovrebbe andare verso... cos'è? Port Nixon? Sì, Port Nixon. Però ci manca il gancio per scendere. No, quello che volevo fare è andare di qua. Anche se forse ci manca il drone Stella, adesso che ci penso. No, intanto... premo la scorciatoia di qua. Poi di qua. Eh sì, ci manca il drone Stella, quindi dovremmo tornare dopo aver sconfitto Little Johnny. Adesso ma sì, rifacciamo il giro da qua, va. Poi. Qua sotto c'è uno di quei maledetti. Vediamo se riesco a fare un bel attacco dall'alto. Dai, prima che si sdoppi.
Vai. Wow. Un attimo, perché non ci capisco niente. Vai. Intanto continuo a farmare. Oh, che bello avere tanti iniettabili di cura. Adesso abbiamo fatto un giro particolare, diverso rispetto alla prima run. Adesso dovrebbe esserci quel nemico lì che picchia sodo di qua. Provo a prendergli l'arma se riesco. Però ce l'abbiamo già questa, non è una nuova. Ah, tempismo sbagliato. Ok. Perfetto, adesso ci facciamo un altro giretto velocemente anche di qua. Perché comunque preferisco non correre, diciamo, per le zone, ma cercare di farmare un pochino, almeno la prima volta contro questi nemici. Allora, qui ci siamo andati. Di qua dobbiamo poi tornarci perché ci servirà la scheda. I nemici lenti sono anche pericolosi perché hanno un tempismo tutto loro. Quindi qua ci torneremo. Siamo a 29.000 scarti, devo arrivare a 100.000. E là come va? Ci facciamo due chiacchiere. Mi è quasi spiaciuto, non aveva molta voglia di combattere questo. Comunque, proseguiamo. Adesso qui dovrebbe spuntare fuori uno di quei disgraziati. Ah, quante belle batterie. Poi facciamoci un saltino di qua. Ok, ah, lì c'è un nemico che ci volta le spalle. Proviamo a farmare delle parti per la gamba. No, niente. Ah, qua andiamo un attimo a prenderci quell'oggetto lì. Perfetto, attenzione. Nota audio che lasciamo stare. Sì, non c'è altro. Adesso che abbiamo fatto il giro, possiamo sbloccare lo shortcut, da questa parte. C'è anche un oggetto qua dietro. Poi quest'altro NPC che si riscalda un pochino. Perfetto, quindi di qua abbiamo sbloccato lo shortcut. Poi
qua su queste impalcature dovrebbe esserci un altro modulo drone, eccolo qua, che però abbiamo già lo stendardo. Di qua ci andiamo a sbloccare lo shortcut. Dov'è comparso? Ah, sarà qua sotto. Sblocchiamo un attimo lo shortcut. Ok, siamo tornati qua dietro, perfetto. Visto che ci sono, poi metto, faccio che mettere anch'io il mio stendardo. Qua c'è un oggetto segreto. Magari lo metto qua. Qua. Vabbè. Mettiamolo qua, va. No, non si può. Ah, perché l'ho già messo. Me l'ero dimenticato. Cos'altro? Proseguiamo di là a sinistra. C'è da parlare ancora con il con l'NPC. Conosci la scorciatoia per le Melbay, ma l'abbiamo appena trovata. Daremo un'occhiata in giro. E grazie. E riguardati. Poi, adesso di qua c'è la strada, la scorciatoia, diciamo, che ci porta da Warren. Però adesso volevo affrontare questi due nemici. Uno dei due anche un modulo drone che possiamo recuperare, ma l'abbiamo già recuperato. Questo qui con il mitra. Staccandogli il braccio, otterremo il modulo drone che però noi abbiamo già. Perfetto. E intanto stiamo continuando a collezionare scarti tecnologici. Di qua c'è un altro ricordo di Atena. Nota audio anche. Dov'è il nostro bottino? Eccolo qua. Perfetto. Allora, adesso proviamo a farci un giro prima da questa parte a sinistra. Vorrei andare prima a parlare con il dottore Losco. Allora, lì è caduto il drone e lì il dottore ci chiederà di andare a recuperare il contenuto. Comunque l'abbiamo già vista durante il primo walkthrough questa quest. Eccoci qua. Welcome to Hai visto quei saccheggiatori? Ok. Tu non sei un capolavoro. Serve una mano. Damn, just you have. E il mio check-up? Of course, huh, you're. Sei un vero Of dottore? course, don't. Chiediamo in Just ultima let's volta un end. riepilogo. Comunque, per il momento lasciamolo stare. Facciamoci pure il giro di qua.
Voilà. Siamo subito da te. Vabbè, lo immaginavo comunque. L'attacco dall'alto è devastante. Allora, di qua dovrebbe esserci un piccolo segreto. Una nota audio. E poi, se non ricordo male, faremo il giro più tardi e sbucheremo da questa parte qua. Ah, qui dietro c'è un altro oggetto. Ok. Proseguiamo. Con gli scarti ci vorrà ancora un po' di tempo. Siamo a 38.000. Oh, mi spiace. Perfetto, siamo riusciti a ottenere qualcos'altro. E poi vediamo un po' di qua. Scarti metallici. Di qua dovremmo sbucare in un vicolo con uno shortcut. Perfetto. Siamo di nuovo vicino alla Med Bay. Ah, ormai siamo devastanti. Comunque, forse c'è anche un oggetto. Eccolo qua. Circuito per impianto, livello 8. Adesso ce ne possiamo tornare pure indietro. Quindi siamo saliti di là, ok. Facciamo il giro. Poi più avanti con il nostro gancio sarà molto più veloce. Guardalo. Lo elimino in fretta questo qua. Poi a questo qui gli prendiamo magari un pezzo per la gamba. Ah, ciccato. Oh. Ah già, ci vanno un paio di colpi per parare correttamente i suoi attacchi. Niente. Ok. Già, via questo scudo improvvisato. Ok. Sì, me l'ero dimenticato, diciamo, il suo modo di attaccare. Perfetto, ricarichiamoci un attimo. E allora qui volendo possiamo affrontare tutti questi nemici, però farei scattare anche l'allarme. Magari proviamo a farci un giro di qua piano piano. Sì, proviamo ad affrontare prima lui. No, niente, è scattato comunque l'allarme. Sarà meglio riprovare meglio dopo. Proviamo ad affrontarli uno alla volta. Siete tanti, eh? Via prima questi cecchini. Uh,
Via, via, via. Meno male che si sono separati un po', va. Ok. Materiale di livello 12. Perfetto, uno in meno. Adesso proviamo ad affrontare di nuovo questa soldatessa qua. Vai. Perfetto. Poi questo nemico qui dovrebbe avere un modulo drone nuovo. Adesso gli spacco prima. Ah, non riesco. Andiamo di qua, fuori dal raggio d'azione del cecchino, va. Eh sì, adesso ci vuole sparare, ma... Maledetti. Ottimo. Poi quest'altro, proviamo a prendere le parti per la testa. Ok. E dovremmo aver fatto piazza pulita qua. Qui dietro... Ecco, c'è un oggettino. Ah già, mi manca il modulo stella per disattivare l'allarme. Dovrebbe esserci il drone. Eccolo qua. No, raccogliamo prima un po' di oggetti. Mi spiace. Non ci vedi? Niente, devo parare meglio i suoi attacchi adesso che siamo all'inizio. Niente, questo spezza la guardia. Fa solo questo ormai. Dai, fai qualcos'altro. Ottimo. Eh sì. Perfetto, allora... Sì, questi tendoni qui sono sigillati per ora, non possiamo andare dall'altra parte della piazza da questo punto. Qui non dovrebbero esserci altri oggetti. Però adesso che è tutto più tranquillo, possiamo farci un giro da questa parte. Sì, dobbiamo proprio salire. Qua sopra, se non ricordo male, non c'è niente per ora. No, dovremmo tornare anche qui poi in un secondo tempo. Ah, devo anche ricordarmi di fare un po' di graffiti in giro. Qui dovremmo essere sempre nel centro città.
Dov'è? Sprite. Non varie, emoticon, sì, questo è il simbolo della resistenza che dobbiamo fare. È venuto a trovarci qualcuno? E là. Prima ti spezzo un attimo quello scudo lì. Come mai sei venuto qui a trovarci? Perfetto. Intanto parte il nostro super bonus set. Qui ho preso tutto? Sì. Torniamo col nostro modulo. Allora, là sotto c'è la scatola con il nostro oggetto da recuperare. Solo che qua sotto vedo che non siamo soli, come nella prima partita. Il problema è che già uno si sdoppia e diventano due. Magari per il momento eviterei di attaccarli. Se riesco vado a recuperare l'oggetto e torno subito indietro. Anche perché ho parecchi scarti e non voglio perderli. Via. Via. Vediamo, se vengono loro a trovarmi posso pensare di attaccarli, ma... guardali. No, lasciamoli stare. Basta. Scusate, tolgo il disturbo. Mi interessava soltanto recuperare quell'oggetto lì. Adesso che l'abbiamo recuperato, concludo comunque la quest del dottore qua. I swear he... Ecco il tuo drone. Nastravie, you found enough nanomachines to keep my experiments going for weeks. If I just keep injecting people with little suckers, I will find cure in no time. Don't worry. Allora, meglio non dirgli che è un pazzo, perché altrimenti non si toglierà qui dalla postazione Mad Bay, ma buona fortuna, così concluderemo bene la quest. Wise choice. Missione completata e ci ha dato altri scarti. Ok, quindi per il momento questa zona la lascio stare. Ci facciamo di nuovo un giro da questa parte qua. Vediamo se hanno aggiunto nuovi nemici o... c'è sempre lui. Recuperiamo un po' di parti per la testa, va? Già, via lo scudo prima. Già che eri qualche gradino più in alto. Allora, no, standardo no. Mettiamo un altro graffito da questa parte. Dovrebbe andar bene anche dove l'abbiamo messo prima, però qui siamo proprio nel centro città. Sempre su emoticon. Ottimo. Vediamo di arrivare a Seaside Court qui dietro. C'è sempre lui. E voilà. Ok. Facciamo il giro magari prima da questo lato. Se non ricordo male c'è anche l'agguato del tipo che ci arriva alle spalle. Ecco, lo sapevo pure e mi sono fatto prendere lo stesso.
Ottimo. Wow. Ma c'è qualcuno nuovo lì dietro? Vabbè, l'altra l'abbiamo sconfitta troppo in fretta, però. Almeno da quest'altro abbiamo ottenuto qualcosa. Qui sbloccheremo più tardi la scorciatoia. No? Vediamo se riesco a fargli backstab. No. Vieni un po' più in qua. Magari prendiamo parti per il corpo centrale. Ah, peccato. Questa è la zona dell'agguato. Se non è cambiato nulla qui, c'è un bel agguato. Vabbè, se ne va. Ok. Però andiamo a recuperare comunque l'altro che si è allontanato così. Ok, basta. E anche qui abbiamo fatto. Abbiamo ripulito un po' la zona. Ora, di qua però non è finita. Vediamo se riesco a passare. No, eh. Vabbè, allora gli facciamo un attacco caricato. No, puntami questo qui, è vicino. Ah. No, forse... No, è andata male. Ok. E altre parti, altre componenti. Oh, qua ce ne sono. Andiamo un attimo qui dietro, va nel vicolo, così ci occupiamo prima di questo tipo qua. E poi anche di te. Diciamo che l'effetto bonus di questa armatura può essere un vantaggio come uno svantaggio, perché danneggiamo i nemici semplicemente standogli vicino con quella specie di sciame che ci circonda, però li può anche sconfiggere prima del previsto, diciamo. Allora, per il momento di qua non possiamo fare altro, ci manca sempre il cavo. Qua dietro non c'è altro. Ah no, però dobbiamo andare di qua, perché è vicino al rifugio di Warren. No, facciamo il giro da questa parte. Ecco, c'è questo nemico. E poi è bloccato, ma che cavolo. Mettiamoli da parte. Poi qua c'è un altro modulo drone, quello lì per i graffiti. Serve sempre per ottenere il trofeo dei moduli droni.
E basta. Anche qua torneremo poi dopo. Note audio. E oggetto. Perfetto, allora adesso abbiamo girato abbastanza, proviamo ad andare verso Seaside Court, qui ho ripulito la zona, anche se forse mi manca un'ultima cosa da fare, c'era l'esoascensore di qua, però il passaggio sopra è bloccato se non ricordo male. Sì, dobbiamo fare il giro, perché adesso sopra è bloccato. Sì, torneremo poi dopo. Quindi dritti verso Seaside Court. Ah, quello là però è l'ultimo ostacolo che ci separa dalla Med Bay. Proverò ad attaccarlo sempre in maniera aggressiva come al solito. Vai. Testa. Ah, abbiamo sbloccato anche il trofeo per aver trasportato 100.000 scarti. Ah. Vabbè. Comunque l'abbiamo tolto di mezzo. Non ho dimenticato niente di qua, vediamo, mi sembra di no. Ok, primo giro comunque finito. Qua dentro dovremmo tornare per sbloccare la scorciatoia, quindi a Seaside Court. Ah, perfetto. Un momento di tranquillità. Tanto parlo con tutti, Jordan Black. Have you met that? He's a parent. Hunting, you know, but after so much. E poi qui riceveremo nuovi dettagli sulla caccia. Ok. Never seen you at the court. How do you like the real? Basta così. Abbiamo un bel po' di scarti. Adesso depositiamo tutto, visto che ho già sbloccato il trofeo dei 100.000 scarti. E ah, che bellezza. Ora, con tutti questi scarti, possiamo magari provare a potenziare. Intanto questo modulo qua, poi l'arma, sì, perché abbiamo ottenuto parecchio materiale. Per il momento continuo a restare con questa armatura dell'arcangelo perché mi sta piacendo e possiamo potenziarla ancora un po'. Ottimo. Perfetto, quindi adesso siamo a livello 12, Mark 12 con l'armatura. Abbiamo raccolto qualcosina. Ah, ecco, possiamo fare già il parabraccia a livello 13. Per l'arma serve ancora un po' e poi dovrò ottenere altri materiali per potenziare ulteriormente questo iniettore. Ecco, poi un'altra cosa, adesso
No, non da qui. Devo iniziare anche a costruire le armature, perché l'altro trofeo un po' laborioso, diciamo, è quello dove di costruire 20 set di armature, creali tutti, si chiama il trofeo. Quindi alcune le ho già costruite, però servirà un sacco di materiale. Adesso magari pian piano le costruisco, le farò un po' alla volta, così sarà meno pesante, anche perché fare i giri di farming apposta, insomma, sarà pesante. Comunque iniziamo a costruire qualcosa. Questo è tutto il materiale che ho ottenuto durante la prima run. Ok, diciamo che adesso costruire le armature costa anche parecchio di più, rispetto al primo walkthrough. Ecco, adesso giusto set lynch è costruito. Ne farò una alla volta ogni tanto, così pian piano ci portiamo avanti anche con quel trofeo lì, perché ne ho costruite davvero poche di armature. Va bene. Anzi, però adesso aumentiamo un po' di livello. Abbiamo sbloccato un altro attacco per la tuta. Mi avanza poca energia nucleare, però lo sfrutterò poi più avanti. Continuiamo a potenziare la batteria. E basta. Quindi per il momento mi fermo qui, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, fatemi sapere la vostra. Lasciate un like al video, condividetelo se vi è piaciuto. E ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti.